Ciao, sono WiddytonTube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Nebula, il phaser di Fattoria Mendoza. Questo pedale come circuitazione si ispira ai classici phaser degli anni 60, con ulteriori modifiche che lo rendono estremamente versatile e adatto non solo alla chitarra elettrica, ma anche all'acustica o al basso o al contrabbasso. Come controlli abbiamo tre potenziometri, mix, phase e bias. Il mix permette di miscelare il segnale dry con quello wet, ossia con quello effettato. Phase regola la velocità e l'ampiezza dell'oscillazione e a fine corsa il Nebula si comporta come un tremolo. Bias permette di centrare al meglio la fase oscillatoria, ossia permette di selezionare una risposta del pedale che più si adatta allo strumento che ci colleghiamo. Abbiamo due switch qua di tono che permettono di aggiungere ulteriori colori al suono finale che esce dal Nebula. Passiamo adesso al looper e conosciamolo da vicino.
Siamo arrivati alla fine del video, che spero vi sia piaciuto. Se sì, fate like e iscrivetevi a TonTube. Vi ringrazio di essere stati qui fino adesso e voglio dirvi, prima di salutarci, le mie impressioni su questo pedale. Sul canale ho portato molti dei pedali di Maurizio, il fondatore di Fattoria Mendoza, e tutti, nessuno escluso, si sono rivelati prodotti di altissimo livello, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista costruttivo, sia dal punto di vista sonoro. Questo Nebula non fa eccezione. Voglio ricordarvi che dietro ogni pedale c'è una precisa filosofia, c'è un desiderio da parte di Maurizio di dare al musicista uno strumento che va studiato, va capito, non è il classico plug and play. Bisogna investire del tempo su ognuno dei suoi prodotti per capire esattamente come funziona, quali sono le sue possibilità. Insomma, è un percorso di ricerca che io personalmente trovo estremamente affascinante. Vi lascio il link in descrizione, vi lascio il link al sito di Maurizio Fattoria Mendoza e scrivetemi qui nei commenti se questo Nebula vi è piaciuto, parliamo un pochino di pedali, sono sempre disponibile. Ci vediamo presto, ciao!